Assolutamente, parole che condividiamo e sottolineiamo appieno. Gara che sta per iniziare. Buonasera Simone Barbato. Buonasera a tutti i telespettatori. Dall'Arabia il gran tripudio giunge qui a diretta studio. Da Oppini Francescone c'è Simon, supercampione. Grazie, grazie. Bene, direi un buon inizio. Da Sì. Tiziano Crudelone c'è Simon, supercampione. Grazie, grazie, Buonasera Tiziano. grazie, Direi che grazie. Grazie, grazie, se la grazie, grazie. trasmissione aveva certi personaggi o presunti tali, in senso negativo naturalmente, potevi anche dirlo che saremmo stati a Ma casa. io sapevo che a te faceva piacere incontrare il tuo grande amico Simone Barbato, con il quale darete Ma vita. guarda come puoi ottenere dei contenuti con uno così? Poi ci facciamo spiegare Come perché. fai? Meno male che c'è Oppini. Ci facciamo spiegare perché è vestito così. Buonasera, Riccardo Este. Guarda, fa il Buonasera. cuoco. Buonasera a tutti. Ma non è vestito da cuoco, vero Simone? No. No. No, vuoi spiegarci? Cos'è? Posso spiegarvelo lì davanti? 30 secondi. Se Se sono proprio 30. vuoi. Noi puffi siamo così, siamo dell'Empoli, puffiamo su per giù, due gol e poco più, anche questa partita vinceremo a fatica contro i gobbi, 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 gobbi brutti come Gargamella. Noi puffi siamo così, siamo dell'Empoli. Ma è un cappello da cuoco, ma in realtà è un cappello da puffo. Ti piace il sound, Hop? Contenuto di livello. Vero? Di livello. Cioè, prima di. Attenzione, siamo al 25esimo attacco alla Juventus con Kostic che la mette in mezzo. Ildiz, tiro palo, ribattuta di Vlahovic, palla in rete 1-0 per la Aspetta, Juventus. aspetta, 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 non c'è Ildiz. Non c'è? Eh no, No. è panchina. Come mai? Perché gioca Milik. Ma non sei Forse l'oracolo? entra. Eh? Ma forse Ma ha non sei detto Ildiz, l'oracolo che si sa deve. Oh, tutto, almeno vede entra qui a tutto. 10 minuti. Ildiz non Magari entra. entra. C'è stato il problema che io ho scritto male le formazioni, ma diciamo che la previsione mi sta Ah, facendo vedere quindi. la partita. Vabbè. Ho detto Ildiz, ma era un altro giocatore. Ma a parte Ah, questo, ecco, siamo è al 40esimo. l'oracolo. Attenzione, Caprini lungo la. Ah, Milik qua fa una stupidaggine clamorosa. Sbaglia il controllo. Chissà se adesso il nostro oracolo devi. Intanto mi scuso tantissimo con i telespettatori perché io ho visto il gol della Juventus, ma ho sbagliato il Ma marcatore. Comunque scusami, l'oracolo ha visto giusto, ma il gol oracolo, tu era l'avevi vista giusto. l'espulsione? L'avevi L'espulsione prevista? l'avevo prevista anche quella, Pure ma quello. attenzione perché andiamo al 76esimo. Caprile al lungo rinvio, la palla fa un rimbalzo, prende la palla Berezinski, si beve un avversario, passa Zurkowski che la mette in mezzo e la mezza rovesciata di Cherry. Un gol incredibile, una mezza rovesciata da Cineteca. Andiamo praticamente all'80esimo. No, il pendolino mi fa andare. Dalla Attenzione, a 2 minuti dalla fine la partita rimane sul pareggio. Attenzione, Cineteca. Lupo Alberto, Luperto, Luperto, Cineteca. Luperto, No, parte si sulla dice così, sinistra, ma lui è passa per Pocini. Giasi. Giasi sembra una lepre dell'Alto Monferrato, signori. Salta tre uomini e la mette dentro. Giasi, l'uomo di Pecetto, il re di La Spezia, è diventato anche re di Toscana. 2-1, è finita la partita. Giasi, l'Empoli batte la Juventus 2-1. Nicola, l'allenatore dei miracoli. Santo, E a tal proposito, però con noi va, funziona. Santo Nicola, Santo Nicola, Santo, evviva San Nicola, e chi lo portò? San Nicola, Santo Nicola, Santo. Evviva Santo Nicola e chi ce lo Addirittura Santo Nicola per voi dell'Inter in questo momento è Santo persino Santo Nicola, Nicola. Santo Pensa, Nicola, fa facci funzionare. questa grazia, Santo Nicola, faccela! Che fa funzionare. Sono due cose Tutte le completamente volte opposte. che Sono cerco di dire questa opposte. cosa non ci riesco, non so Vai, come mai. prova, vai, vai. Allora, quello che voglio dire io è questo. È un piccolo tocchetto ininfluente, proprio un tocchettino proprio che se ci fosse o non ci fosse sarebbe uguale. Un piccolo tocchetto visto a velocità normale, dove l'avversario si butta, giustamente dall'arbitro sarebbe considerato non fallo. Perché un piccolo tocchetto, tu Tu stai capendo? vedi Ma cosa stavo praticamente. dicendo? Io non sto capendo niente. Allora, se c'è un piccolo tocchetto e Prendiamo l'avversario appunti. si butta, tu arbitro non dai mai fallo, ma se tu lo vai a rivedere a velocità rallentata, visto che togli la velocità, che è un elemento importante del giudizio, la velocità, al rallentatore sembra fallo, perché tu vedi il tocco,
Vabbè, però dipende. Tu vedi questa cosa qua. Simone, dipende, cioè un conto è un fatto. Faccio questo esempio però non per parlare dell'Inter, faccio questo esempio perché è il primo che mi viene in mente. Quella gomitata che quell'accenno di spallata che dà Bastoni all'avversario, quello lì non è fallo, non lo è, quello lì non è fallo, assolutamente. Quello di Inter Verona. Però fallo, se tu lo vai a vedere al VAR può anche sembrare fallo, ma l'arbitro ha visto chiaramente che quello là si è buttato. L'arbitro ha visto chiaramente che quello là si è buttato, perché gli ha fatto così, e allora giustamente l'arbitro ha detto: ah sì, ti butti, fai andare avanti l'azione. Tu sei sicuro che la chiave di lettura sia quella, che non fosse fallo? Ma certo, tant'è vero che se vai a vedere quello che si sono detti ha detto: non c'è niente, vai avanti. Ma cosa dici? Ma cosa dici? Ribambito, cosa dici? Aspetta un attimo, Com'è? 118? Sì, arriverò subito, tra l'altro. Andiamo in pubblicità perché questa roba qua è... Dai. L'unico che interpreta così Inter Verona, però, mi sembri. Perché comunque... Ah, tra l'altro poi posso aggiungere una cosa. Io sono... Però... Dico una cosa brevissima. Allora, io sono rimasto veramente in modo... stucchevolmente sconcertato dal fatto che in tutte le trasmissioni hanno detto tutti è fallo. Rai 2, Italia 1, dappertutto, ma questo è uno scandalo. Simone, ma se tutti dicono la stessa cosa e il designatore degli arbitri lo indica come uno degli 8 errori macroscopici fatti durante quest'anno. Per me, no, per me io la penso al contrario. Ci mancherebbe altro, fai bene, ti sento, ma chi sei? Guarda, per me la tua maglietta è gialla. Ma no, perché dico questa cosa? Perché è chiaro. Tu ti rendi conto di cosa stai dicendo? Però io sfido. No, scherzo a parte, ti rendi conto? Sei serio o scherzando? Allora io adesso vi faccio una domanda. Sei serio o scherzando? No, sono serio. Ma perché se tu pensi che noi quattro siamo qua a farci prendere per i fondelli dalle tue stupidaggini. No, non sono stupidaggini. Ma allora... la gente a casa sia così all'occa da allora io vi faccio una domanda per mettervi alla prova. Simone, visto non che è mi la state prova, dicendo. Non è la prova, stai dicendo una roba che non si può sentire. Allora vi posso fare una domanda. Vai, facci questa domanda. Davanti a gente che ascolta. Una domanda. Secondo voi il giocatore del Verona si è buttato o no? Ma adesso. No, rispondetemi alla mia domanda. Ma io non ti rispondo nemmeno. Rispondi. È logico che non mi rispondi, perché lo sai benissimo sulla che sei buttato. Ma sbracciata di Bastoni. Ma si è buttato o no? C'è anche cattiveria, c'è anche intento, c'è intenzionalità di colpirlo, perché lo guarda prima. L'intenzionalità è un aggravante per i cartellini, lo ma sai? Ma io non parlo dell'intenzionalità di Bastoni, parlo della dignità sportiva di quel giocatore che ha fatto... Stai facendo una pessima figura. Adesso, buttarsi noi... Una delle tante, è l'ennesima brutta figura che fa. Io ripeto, ho preso questo caso come esempio, ma non prenderlo per fare un discorso più generale, non volevo parlare nel caso specifico dell'Inter. Sì, ma hai preso l'esempio sbagliato, Simone. Sono stufo di vedere i giocatori che si buttano. Sì, hai preso l'esempio sbagliato. Io sono hai preso l'esempio sbagliato, ha ragione. No, è l'esempio giustissimo. No, giustissimo, chi lo dici? Sono stufo di vedere i giocatori che si buttano. Sono stufo di vedere i giocatori che si buttano. Sono stufo di sentirti. I giocatori che si buttano devono essere espulsi subito. Sì, deve essere espulso. Dunque, ma se il designatore arbitrale lo indica come un errore, secondo te? Quello del Verona doveva essere espulso, dunque, secondo te, il giocatore del Verona, perché si è buttato. Cioè non doveva essere quello annullato all'Inter, doveva essere espulso il giocatore del Verona. Qui siamo proprio alla fantasia. Posso dirti una cosa? Sei meravigliosamente proprio interista. Vai avanti così perché mi stai facendo impazzire di gioia. È il più perché grande... Almeno ti descrivi, capito, per quello che pensi. Uno che dice una roba del genere... E questo è il più grande complimento che tu mi potevi fare. E come potessi fare, usa il congiuntivo. È come raccontare veramente una roba che... Cioè, ragazzi, ma c'è gente che ci guarda. Ma tu sei serio? Se io dico quello che penso, a me non... Ho capito, ma allora Tiziano viene qua e dice che il Duomo di Milano è a Canicattì. Allora, scusa, va bene, perfetto. Allora, facciamo così. Nella prima azione si vede il giocatore del Verona che abbraccia Bastoni. E poi Bastoni fa 2 metri. Simone, poi torna su Bastoni. Bastoni che stava per correre per l'ultima azione all'arrembaggio. Tu sei anche astemio, lo sai? Si è visto il giocatore che diciamo che lo voleva abbracciare di nuovo e ha fatto così. Quello là si è buttato e giustamente l'arbitro ha detto: vai che non c'è niente. Beh, vai. Che è l'esempio sbagliato che hai pescato. Va bene. Due minuti, ragazzi, lì alla regia dopo questa interpretazione personale del varista Barbato. Ma non ti rendi conto? Diamo 2 minuti la linea alla regia e ci tuffiamo sul secondo tempo di Juventus Empoli. Si riparte dallo 0-0 tra poco.
come il tuo volto è stata dura, non nasconde un... Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Occhio a Zurkowski sul centrodestra. Ma come si fa, dopo che uno ha parlato un quarto d'ora di quel fallo dicendo che alla fine il giocatore del Verona ragazzi, si è buttato io... per terra, ad ascoltare anche uno così? Io dico quello che penso, ma non poi uno parlare. Può condividere o non condividere quello che dico. Ma non dovresti parlare dico. In questo senso. Non ho detto, io non dico che ho ragione, quello che penso io lo dico, poi uno può condividere o non condividere. Non almeno io do una voce fuori dal coro quando la penso diversamente. Va bene. Tanti altri invece, anche se la pensano diversamente, a volte non danno una voce fuori dal coro, ma si accodano all'unisono, al coro, si accodano al coro, a dire sempre quello che dicono gli altri. Io no. Che è la verità. Non si può dire queste stupidate. No, non dico in questo studio, dico fuori da questo studio. Fuori da questo studio ho sentito gente accodarsi. Tu c'hai ragione, gli altri hanno torto. Simone, tu c'hai ragione, gli altri. Intanto entrano Baldanzi e Cancellieri. Oh oh! E Baldanzi fa un golletto alla Juventus. E Baldanzi che comanda l'Empoli. E Baldanzi fa un golletto alla Juventus. Baldanzi, Cancellieri dentro, fuori Cerri e Grassi. L'importante è che non ti tocchino Jasi. L'importante è che non mi tocchino Jasi. Sì. Quando vuoi ho la danza tradizionale. Ma io te l'ho citato, citato perché ti ho dato l'assist. Questa per favore. Vado. Ti prego, a nome di tutti. Cioè, la danza dato l'assist per Jasi. Guarda chi c'è. Fuori Cerri anche, ragazzi. Ah, ma allora è organizzato. Ragazzi. Ma un medico bravo non c'è in zona? Ma dai, ci ha lavorato tutta la settimana cosa. Pensa. Occhio Jasi, va via bene sulla destra, entra in area di rigore, pallone dentro, Bremer mette fuori, poi continua a ballare, continua a ballare. Si chiama Jasi, era... finivamo ovunque. Gol dell'Empoli! Grandissimo gol di Baldanzi, palla in buca d'angolo. Palla in buca d'angolo, questa è una gran giocata di Baldanzi. Allegri rimane di stucco totale perché Baldanzi frega tutta la difesa della Juventus, guarda la difesa come è posizionata e calcia a giro, raso terra sul palo a sinistra di Scesi che neanche si muove, la palla si incastra all'interno del palo. Pareggio Empoli, adesso mancano 20 minuti alla fine della partita ed è sempre più dura. E Baldanzi fa un golletto alla Juventus. E Baldanzi che comanda, Locatelli si gira. Che comanda l'Empoli. Parava, parava, papà, gol! Questa l'aveva prevista. L'Empoli che mette fuori il pallone con un po' di confusione, poi Malè in qualche modo. C'è solo la Juve adesso nella metà campo dell'Empoli, anzi non c'è nessuno, deve uscire Szczesny addirittura a metà campo per far ripartire l'azione della Juve con il Junior. Alexandro, spazio per andare, vai che non giochi da sei mesi, vai che sei fresco, vai Iling. Pallone per Vlahovic che può entrare in area di rigore, si gira bene, tunnel, si allarga, spazza fuori l'Empoli. Juventus che ci riprova di nuovo con Costanzi in questo momento, Locatelli, non tornare da Szczesny, non serve. Bravo, 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 bravo. Sottofondo tribale in onore di Alessandro. Jasi. Occhio al pallone per Vlahovic. Il pallone è uscito. Rimessa laterale per Empoli. 88 e 52. Un minuto più recupero alla fine della partita. Secondo me il recupero sarà tra l'altro abbastanza importante perché due gol e quasi tutti i cambi praticamente nel secondo tempo. Non credo che andremo oltre i 4 forse. Sono pochi. Non penso perlomeno. Due gol. Due check bar e i cambi di, perché l'Empoli ne ha fatti 4 nel secondo tempo e la Juventus 4. Pazzini dentro per Zurkowski. Pazzini. Beh guarda, tra 30 secondi Pazzini, due parete, Pazzini verranno piano poco partecipa alla sofferenza bianconera, Malè. Luperto. Se tu devi fare 4 minuti così? Pazzini. No, perché Jasi, Mister Jasi, facciamo 4 minuti di tribale, sì. Ok. Healing. Sei rimasto per terra, Jasi. Ti sei fatto male? Buttati per terra. No, meno male. Dai. Quindi qui si va, credo, oltre il 94, perché sono almeno 30 secondi che non si gioca, quindi credo che l'arbitro questo tempo lo faccia recuperare.
Già si è rialzato e si può battere il calcio d'angolo. Kylian Junior, pronto a bandeggiare, sta improvvisamente bene. Un secondo fare per terra. Pallone dentro corto. 91,50. Qui lui dorme un po', Si addormenta un po'. Batte l'Empoli, butta via il pallone per recuperare l'auschio del fallo qua, per una spinta non c'è. Riparte l'Empoli. Occhio a Valukiewicz. Arriva anche UEA. Non fa fallo, la palla. Fallo e giallo. Con la munizione. Fallo e giallo. Il Bremer dice scusa, la punizione di prima non me la fischi. Punizione per l'Empoli. Dalla tre quarti di sinistra. UEA è abbastanza infastidito da questo cartellino. I mochi. I mochi. I mochi. Cioè, gli mette la mano sulla schiena, la spinta c'è. Magari per il giallo è un po' troppo eccessivo. Nicola dà indicazione a Gialli. Ultimo minuto più. Vediamo se sarà ancora da recuperare, perché il gioco praticamente è sempre rimasto fermo. Secondo me giocherà fino al 95. Minutaggio di recupero, quindi siamo arrivati al 93-20, sì. Ma secondo me si potrebbe arrivare. Mi pare proprio di no. Entra Marine, esce Cambiaghi. Sì, esatto, cambio per l'Empoli. Al 93 e 30. Occhio alla posizione dell'Empoli adesso, perché magari. Insomma, la fa Baldanzi. Parte l'Empoli da lontanissimo e la palla finisce nel almeno un minuto, perché ovviamente non si è mai giocato nel primo e nel terzo minuto di recupero. Però la Juventus deve accelerare. Ancora Szczęsny. Pallone lunghissimo. A cercare il Vlahović, anzi Vlahović, che prova ad allargare sulla sinistra per il ring. Bravo il difensore dell'Empoli per quello che è successo oggi, il giocatore della Juventus. Quel fallo in quel momento della partita non andava a fare. Rimane in 10 al 17 minuto del primo tempo. Va in vantaggio nonostante tutto con Vlahović nel secondo tempo su calcio d'angolo. Poi pareggia Baldanzi. L'arbitro fischia alla fine della partita prima che il giocatore dell'Empoli calci il pallone con il portiere fuori. Avevano trovato probabilmente la rete, io non ho visto l'inquadratura, non capisco cosa è successo qua perché non posso dirlo. Vanno in 4 giocatori dell'Empoli a dire all'arbitro perché hai fischiato, eravamo al 95-20, la palla era già stata allontanata e ripeto, l'arbitro aveva sanzionato e decretato alla fine della partita. Un punto soltanto contro l'Empoli, ma quanta responsabilità! Questa è la nuova classifica di Serie A al termine della prima gara del sabato. Azzurro nero, olè! Ciao, Tiziano amici, Crudeli, buonasera ciao. Dopo, Riccardo Este. Ciao, buona serata a tutti.